Ah no, scusi, non pensavo che avevate già parlato. Sì, onorevole Cozzolino, non a titolo personale. Adesso l'onorevole Pellegrino a titolo personale. Grazie Presidente. Io sottoscrivo questo emendamento e aggiungo a quanto detto dall'onorevole Segoni che il fascicolo del fabbricato non è una novità per l'Italia, esiste già, ma non è mai stato applicato. Allora noi vorremmo ribadire questo concetto perché la qualità di un fabbricato in un paese soprattutto dove possediamo dei fabbricati strepitosi dal punto di vista storico, ma abbiamo un'incidenza sismica altissima, il fascicolo del fabbricato penso che sia veramente determinante metterlo in atto per davvero e quindi anche ribadirlo in questa sede. Grazie, è scritto a parlare a titolo personale il deputato Crippa, prego. Presidente, questo emendamento ci permette di portare all'interno di quest'Aula un tema dibattuto per diversi anni e sui quali non c'è stato nessun tipo di applicazione reale. Il fascicolo fabbricato è rimasto nell'immaginario collettivo una necessità, ma poi dal punto di vista operativo non abbiamo mai avuto nessun tipo di riscontro. C'è una questione che almeno sarebbe opportuno avere questo fascicolo per mettere all'interno del fabbricato tutte le opere di manutenzione necessarie e programmarle, comprendere anche e soprattutto nei passaggi tra un amministratore e l'altro, tra un proprietario e l'altro, la continuità della gestione degli impianti e della vetustità degli stessi, quindi immaginando anche la necessità di sostituirli. Se anche in questo caso voi siete contro la necessità di mettere ancora una volta almeno un puntino chiaro sulla necessità del fascicolo del fabbricato, capiremo sempre ancora di più che state andando in un'altra direzione rispetto a quella che i tecnici e i professionisti di questo Paese si aspettano. Grazie onorevole Crippa. Onorevole Braga, prego. Grazie Presidente. Solo per spiegare anche ai colleghi che questo emendamento, sul quale nel merito, come diceva giustamente il collega Segoni, c'è una condivisione ampia, abbiamo espresso un parere contrario per una ragione formale, prima di tutto perché viene, diciamo, aggiunto al comma 2 dell'articolo 5 che regolamenta la disposizione per l'adozione dei decreti legislativi. Non c'è un criterio di delega riferito a questo punto, peraltro qui parliamo di rigenerazione delle aree urbane, non di disposizioni edilizie, come possono essere quelle relative al fascicolo del fabbricato. Tra l'altro ricordo che questo argomento era già stato trattato, guarda caso, nel tanto vituperato Sblocca Italia, quando discutemmo di regolamento edilizio unico e tra i punti di sviluppo del regolamento edilizio unico facemmo riferimento anche all'importanza di dare attuazione alle normative